Ciao a tutti, sono Filomena Diana, benvenuti al ciclo di interviste fatto ai candidati sindaco di Casal di Principe. Scopo di queste interviste è quello di avvicinare il popolo elettorale di Casale a coloro che intendono rappresentarlo e che chiaramente hanno dato il loro contributo a questa iniziativa. Buona visione e buon voto a tutti i casalesi. Presentati agli elettori, parlaci di te. Mi chiamo Renato Natale, ho 69 anni, sono marito, padre, nonno, medico, ho svolto sempre attività di volontariato fin dalla più giovane età e mi sono impegnato in politica fin dal 75, dal 74 in verità, quando ho partecipato al referendum sul divorzio, dopodiché sono stato militante e dirigente della sezione del Partito Comunista, quindi consigliere comunale per molti anni e dopodiché sindaco tra la fine del 93 e la fine del 94, anno in cui muore Don Beppe Diana, in cui viene ucciso Don Beppe Diana. Dopodiché ho continuato a fare la mia attività, svolgere un'attività politica di consigliere comunale sempre all'opposizione, fino al 2014, quando i cittadini mi hanno eletto sindaco. E ho continuato a svolgere questo ruolo fino ad oggi, quindi fino a conclusione del mandato. Tre aggettivi per descriverti. Tre aggettivi per descrivermi. Ce ne potrebbero essere molti di più per descrivermi, poi penso che tocchi agli altri descrivermi. Io dico, potrei dire che sono casalese, casalese fino in fondo, per tutto ciò che significa in termini positivi e in termini negativi. Mi dicono che sono un po' testardo, e forse è vero. Credo, ritengo di essere una persona onesta e quindi casalese, testardo onesto. Il piatto della tradizione casalese che preferisci? Preferisco molti piatti della tradizione, che sono abbastanza goloso, ma diciamo che se metti in evidenza uno tra tanti, udurtanieri, adezzenè, come la vogliamo chiamare. Se Casal di Principe fosse un soggetto o un oggetto dell'arte, un attore, un film, un cantante, una canzone, un poeta o una poesia, chi o cosa pensi che sarebbe e perché? Anche in questo caso possono essere molti i riferimenti, però diciamo che mi viene da pensare così in modo immediato a Brivard. Perché? Perché in quel film si descrive la storia di un soggetto, di un personaggio che comincia per amore e continua per passione, per la sua terra, senza mai in qualche modo rinunciare, senza mai arrendersi. Beh, vedo i casalesi in qualche modo che possono ripetere questa figura. C'è questo termine casalese, non te portai schiaffa a casa, che denota proprio questa, come dire, per il casalese è l'impossibilità ad accettare un'offesa gratuita senza in qualche modo rispondere. E questo, per questo motivo penso che forse possa essere riferito a questo film. Qual è il tuo libro preferito e qual è l'ultimo che hai letto? Ho letto molti libri, soprattutto quando ero più giovane, più ragazzo, e qui ce ne sono state moltissime che sono straordinarie anche per la formazione personale. Ma così, anche in questo caso, la prima cosa che mi viene in mente è la storia di Elsa Morante con i personaggi che l'hanno animato. Ricordo che questo libro l'ho letto in un giorno e mezzo. L'ultimo che hai letto? Quello che sto leggendo adesso è Amleto di Shakespeare. Dove faresti il tuo viaggio ideale? In questo momento penso che il mio viaggio ideale possa essere verso Rosate, paesino della provincia di Milano, perché in quel posto ci sono le mie due nipotine di 2 anni e mezzo. Un personaggio casalese del presente o del passato che ti ha ispirato o insegnato qualcosa? Cosa e perché? Beh, il personaggio qui non ci sono dubbi, Ciccio D'Ambrosio. Chi era Ciccio D'Ambrosio? Ciccio D'Ambrosio era un militante, fondatore, dirigente della sezione del Partito Comunista, straordinario uomo politico, un laureato, da cui ho preso un po' tutto quello che io so della politica, come coerenza, come onestà intellettuale, come capacità di relazionarsi e capacità di, come dire, in qualche modo di analizzare la realtà che ti circonda per cercare di trovare poi le risposte più giuste a questa città. Ciccio D'Ambrosio era già dirigente della sezione quando io mi sono iscritto nel 1976 e in qualche modo mi ha accompagnato
credo fino a quando non è deceduto. Lui è morto, credo, se non ricordo male, proprio nel 2014, quando c'erano le elezioni, stava a letto e lui mi chiese come potevo fare per venirmi a votare. Anche in questo caso coerenza e passione casalese che non molla e che porta avanti fino in fondo la sua battaglia. Certamente è stato il personaggio che mi ha in qualche modo guidato nel corso di tutti questi anni. Cosa ti piace dell'Italia e cosa cambieresti? Mi piace il clima, le cose solide, la cucina italiana. Mi piace dell'Italia e degli italiani la capacità di accoglienza, la capacità di elaborare le culture diverse che vanno attraversate nel corso dei secoli e ancora oggi succede. Da questo punto di vista questo popolo, insomma, diciamo che è un popolo bello, straordinario. Cosa cambierei? Beh, come è capitato altre volte nella storia d'Italia, spesso il Rinascimento è l'esempio più tipico, che nel mentre il paese era governato da personaggi estremamente pericolosi, insomma, la società civile era invece all'insegna della grandiosità, no? Dell'arte, la cultura. Ancora oggi penso che si possano avere periodi di questo tipo, dove molto spesso la classe politica, in senso generale, di qualsiasi colore esso sia, la classe politica nazionale non sempre è all'altezza del popolo italiano e delle sue capacità del popolo italiano che si esprimono in tanti modi. In un minuto, il tuo manifesto per il popolo elettorale. Allora, come sto dicendo adesso, nei vari momenti di incontro con i cittadini e gli elettori, in questo momento io non devo fare promesse, perché io ho già governato per 5 anni, io devo presentare ai cittadini le cose fatte, che ritengono che siano moltissime. Come sono solito dire, non è che abbiamo fatto tutto, sarebbe stato presuntuoso pensarlo, ma abbiamo fatto certamente molto, moltissimo. Cosa vogliamo fare per il domani? Beh, semplicemente continuare. Quindi continuità di sicuro nei confronti delle cose che abbiamo fatto in termini di trasparenza, per la salvaguardia dell'immagine della città, in termini di infrastrutturazione civile, sulle questioni di carattere culturale e così via. Dobbiamo certamente continuare a migliorare tutto questo, ma portando anche qualche innovazione, lo dimostrano anche i nuovi arrivi nelle nostre liste di soggetti nuovi che sono portatori di argomenti nuovi e di idee nuove, che devono innestarsi su ciò che già abbiamo fatto per poter fare in modo tale di riuscire a portare sempre più verso la normalità questa nostra città, che per 40 anni, 50 anni invece ha vissuto una situazione certamente non normale. Il problema più urgente da affrontare e risolvere a Casale? Ma al di là che c'è ancora un problema di infrastrutture, mancano molte strade, siamo ancora di acqua, di luce, eccetera. Di sicuro abbiamo il solito problema che ormai dura da anni dell'abusivismo edilizio, che dobbiamo affrontare per cercare di trovare delle soluzioni, ben sapendo che il comune non ha il potere di fare sanatorio, di sistemare, ma anche sapendo che, come abbiamo fatto in questi 5 anni, dobbiamo continuare a batterci affinché le altre istituzioni trovino delle soluzioni adeguate a questo tema. Nel frattempo il Comune ha già elaborato un suo piano, una sua linea di guida per tentare quantomeno di ridurre il rischio degli abbattimenti. Su questo dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere praticamente a dei risultati. Resta comunque un tema importante e cruciale per la città.